Non c'è Natale senza una candela speciale. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato alla creatività spicciola, quella che io forse preferisco. Un video che va bene per i grandi e per i piccoli. Io in realtà l'ho pensato proprio per adornare la festa dei piccoli. I tavoli di Natale per i piccoli, sempre un pochettino sguarniti e sempre un pochettino malinconici rispetto ai bellissimi tavoli addobbati che si creano per gli adulti. E allora, oggi creeremo insieme una candela del Natale bellissima e che si illumina. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra lanternina di Natale. Ci occorreranno degli Scottex, delle anime di Scottex, circa 6-8, degli strass rossi o anche delle perline o anche delle palline fatte con la carta. Del glitter verde, del colore acrilico verde e del colore acrilico rosso. Un pochino di Vinavil, pistola per colla a caldo e stecche, quadretta, matita e forbici. Un lumino di questi lo trovate dai cinesi, questi che si accendono così, o in moltissimi negozi di belle arti e casalinghi. Due piatti di plastica, due bicchieri di plastica e dei pennelli di poco conto. Cominciamo subito. Come prima cosa dobbiamo creare 40 di questi anellini. Prendiamo un rullo, schiacciamolo al centro, con una squadretta dividiamo in settori da 1,5 cm. Quindi ritagliamo gli anelli. A questo punto prendiamo il nostro colore acrilico e dipingiamo gli anelli uno ad uno, dentro e fuori. Potete anche usare la bomboletta per facilitare il tutto, però alla fine dell'assemblaggio delle foglie. Se invece volete fare un lavoretto con i vostri figli, fate come me, fatele una a uno prima. Mentre le nostre foglioline stanno ad asciugare, sistemiamo adesso quello che diventerà il corpo della nostra candela, che altro non è che un altro rotolo di Scottex. Ho avuto la premura di cercarne uno che fosse dell'esatta circonferenza del mio lumino. Innanzitutto decidiamo l'altezza, io voglio che sia circa un 15 cm. E presa la misura vado a tagliare. Adesso sull'esterno, senza andare sull'interno, faccio la tipica colatura della candela con la colla a caldo. Quindi metto la colla a caldo e la lascio gocciolare. In questo passaggio attenti a non bruciarvi. Una volta che il nostro candelotto è bello asciutto, prendiamo del rosso e coloriamo di rosso tutta la nostra candela, moccoli della cera compresi. Vi consiglio di pitturare anche leggermente l'interno, così la parte superiore, e lasciamo asciugare la nostra candela. Visto che è bella? Per dare unità, se volete, potete pitturare anche la parte superiore del vostro lumino. Adesso dobbiamo fare la base per la nostra candela. Sarà una base fatta da delle foglie di pseudo agrifoglio e dobbiamo fare 6 di queste foglie che adesso vi faccio vedere come si fanno. Ogni tondino va aperto e guardate, una punta va infilata nell'altra, così, quindi si pressa, voilà, così. Facciamo 5 di questi pseudo cuoricini. Una volta avuti i nostri 5 cuoricini, dobbiamo assemblarli insieme. Prendiamo le due e li uniamo per un laterale. Quindi colla a caldo, attenti a non bruciarvi, e voilà. Quello che avremo a questo punto sarà questa sorta di ventaglietto.
Adesso su ognuna delle due interne appiccichiamo così un altro cuoricino. Allora, 1 e 2 e aggancio a una punta, così da una parte è 1 e 2, così dall'altra parte. Con una matita facciamo in modo che gli spazi interni riprendano volume. I miei sono ancora un po' bagnatelli, quindi si schiacciano, e poi queste che rimangono vacanti le appiccichiamo alla fogliolina centrale, così, in maniera molto semplice. 1 e 2. Infine rimane un ultimo pezzo che andremo a far aderire qui al centro, e quindi mettiamo un po' di colla qua sull'interno e facciamo aderire, e un po' di colla dall'altra parte sull'interno e facciamo aderire, e in 4 e 48 la nostra fogliolina è bella e pronta. Facciamone 6. Fatte le nostre 6 foglie, mettiamole da parte. Adesso prendiamo uno dei nostri rotolini e rifacciamolo tondo, così, perché ci servirà proprio tondeggiante da mettere al centro per contenere il cero. Poi invece prendiamone altri e facciamo un lavoro leggermente diverso. Pieghiamolo sia all'indentro, ma non sino all'altro angolo, bensì un centimetro sotto l'altro angolo. Vedete? Così. Arrivati a questo punto, schiacciate ben bene e unite il fondo con la colla a caldo, senza bruciarvi. Quindi, una volta ben unito, non fate altro che aprirne l'interno, così, e quello che avrete creato sarà una piccola fogliolina che poi andremo a sistemare tra una foglia e un'altra di quelle grandi. Fate 6 di queste e ci rivediamo dopo. A questo punto prendete il glitter verde e versatelo in un piattino, e in un altro piattino versate un po' di vinavil. La vinavil potete allungarla con un puntino d'acqua. Benissimo, prendiamo le nostre foglioline, allarghiamole per bene, per come vogliamo che rimangano. Mettiamo la fogliolina bene aperta nella colla, assicuriamoci che la colla abbia ben preso, quindi tuffiamo la fogliolina nel glitter. Togliamo l'eccesso e quello che avremo sarà questa splendente fogliolina. Facciamo questo con tutte e 6 le foglie. Quello tondo invece lo mettiamo in colla in tutta la lunghezza, così, e lo foderiamo totalmente. Allora, prendiamo le foglioline, punto di colla, e attacchiamole l'una accanto all'altra. Al centro posiziono questo, voilà. Nell'intersezione tra due mettiamo una fogliolina, quindi mettiamo colla sotto e sul retro, quindi uno. Adesso mettiamo delle bacche rosse nella nostra composizione. Occhio a non bruciarvi, perché queste sono infingarde, e io lo faccio con degli strassetti rossi, ma se voi avete le perline potete usare anche quelle. E poi metto uno strassetto piccolo alla radice di ogni fogliolina singola, così. A questo punto metto la colla sul fondo del corpo della candela
e la incastro. Adesso, piano piano, inserisco la mia candelina, non prima però di averla accesa. E la nostra candela natalizia è pronta per far brillare le nostre feste di luce propria. Guardate che bella! La prendo? Sì, la prendo. Illuminata. Ora vi spengo la luce così si vede meglio, tutta sbrilluccicosa, veramente, veramente di effetto, è fatta veramente, veramente con poco, perché anche il materiale usato è veramente poco come quantità. Bene, spero che questa proposta vi piaccia, vi lascio le foto e buona preparazione al Natale a tutti! Avete visto come riciclare delle semplici anime di cartoncino possa rendere il nostro Natale più bello? E allora create anche voi il vostro Natale insieme ad Arte per Te. Vi lascio qui dove c'è lei col pallino la playlist completa dei video di Arte per Te. 110 video dedicati al Natale, tutti per voi. In mezzo a quei video c'è sicuramente l'idea del Natale che fa per voi, quindi cercatela! Cercatemi anche su Pinterest, cercatemi su Instagram, cercatemi sulla pagina Facebook, tutti i link li metto qua sotto e soprattutto se vi va di stare ancora di più con me, cercatemi anche sugli altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Io vi aspetto su tutti i miei social a braccia aperte, soprattutto in questo periodo in cui bisogna preparare la festa più importante dell'anno. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, regalami un brillantissimo pollice in su e condividi questo video sulla tua pagina Facebook. Aiuterai Arte per Te a crescere un altro pochino e di questo ti sarò eternamente grata. E allora fate scintillare il vostro Natale con queste belle candele e noi ci rivediamo sempre qui al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!